Siamo a Milano, mi interessa far ripartire Milano e quindi mi godo un ottimo candidato e una squadra compatta e cercheremo di arrivarci anche laddove ancora non c'è. Gli immigrati devono diventare milanesi come auspica Parisi? È un auspicio. Certo, certo, Milano deve integrare, deve accogliere chi porta rispetto e deve allontanare chi invece non è qua per portare rispetto. Non è milanese chi nasce a Milano, ma è milanese chi vive, pensa e respira da milanese. Qual è la cosa che ha detto Parisi che ti ha colpito di più in positivo? L'attenzione al sociale, agli asili nido e alla disabilità. Non fanno molto tendenza, e invece occuparsi dei bimbi che non nascono e dei disabili che non si muovono è fondamentale. Parisi ha ringraziato Giorgia Meloni, ti è sembrata un po' una presa di posizione? No, non voglio mettergli in bocca, ci stiamo occupando di Milano, poi da domani torneremo a occuparci di Roma, dove conto che il lavoro con Giorgia Meloni possa portarci al ballottaggio, però oggi è la giornata di Milano. Sei sicuro che l'alleanza qua a Milano reggerà al di là di quello che succederà a Roma nelle prossime settimane? Patti chiari, amicizia lunga, anzi lunghissima. Questo fa stare dalla stessa parte, i lupi, i formiconi, sostenere lo stesso candidato. È bellissimo. Eravate seduti all'estremità opposti nella sala, cos'è? Coincidenze. Parallele. Da dove riparte il centrodestra a Milano? Riparte dall'ascolto dei cittadini, dall'ascolto del disagio e del degrado che purtroppo abbiamo riscontrato nelle periferie e nei quartieri di Milano. Riparte dalla cura per la città. Noi non vogliamo conquistare Milano, noi vogliamo prenderci cura di Milano, perché Milano in questi 5 anni di giunta Pisapia è stata abbandonata nel degrado e nell'insicurezza. Parisi, con tutto il centrodestra unito, riparte dall'attenzione alla vita quotidiana dei cittadini, quindi più sicurezza, meno tasse, attenzione alla qualità dei servizi per gli anziani ma anche per i bambini e una grande attenzione alla condizione della donna, che oggi è colei che subisce di più la crisi e l'assenza di servizi che le consentano di conciliare i tempi del lavoro con quelli della famiglia. Parisi ha saputo fare quindi davvero da trade union per il centrodestra a Milano. Beh, direi che Berlusconi ha scelto un candidato che è un uomo del fare, non si è chiuso all'interno delle stanze del partito, ha scelto un imprenditore, una persona che conosce molto bene la macchina comunale per averla governata con Gabriele Albertini, e questo ha consentito di unire il centrodestra e di fare una proposta che è alternativa alla sinistra delle chiacchiere, dei salotti, del quadrilatero. Noi faremo campagna elettorale partendo dalle periferie, da Quarto Giaro, da Baggio, da Lorenteggio, dal Giambellino. Vogliamo occuparci di Milano, ascoltare i problemi dei cittadini e usare il buon senso. Io credo che la cifra per risolvere i problemi di Milano sia il buon senso e spendere bene le poche risorse che sono a disposizione dei comuni. La stella polare deve essere una sola, vincere nelle città e battere la sinistra, a Milano come a Roma. Qui su Parisi io mi auguro tutti insieme sulla Meloni a Roma. Quali sono stati secondo lei gli elementi più carenti della giunta Pisapia? Beh, quella domanda di sicurezza che è stata molto negletta, e poi lo sviluppo, ricordiamo quello che è stato del piano generale del territorio, che era una delle migliori decisioni e delle migliori argomenti della giunta Moratti, che è stato completamente distorto. Il cavallo non beve, la crisi economica gli tolgo anche l'acqua. 70 milioni di oneri di urbanizzazione stimati, sarebbero stati meno, ma qualcosa sarebbe arrivato, cancellati per i veti dei verdi talebani, dei centri sociali, di quella zavorra ideologica e massimalista che ha condizionato un buon sindaco come persona, ma un'amministrazione molto carente. E la rifaccio in pochi secondi, qual è la marcia in più che ha Parisi rispetto a Sala? Qual è? La marcia in più che ha Parisi rispetto a Sala. Se stesso, la sua personalità, la sua integrità, la sua capacità di fare. Senta, Salvini preferisce la Meloni. Salvini preferisce la Meloni a Roma. Lei chi vorrebbe? A Milano preferisce Parisi, quello che conta, visto che siamo a Milano, è questo e solo questo.